Ciao viaggiatori del mondo, cominciamo il nostro viaggio a Kyoto dal quartiere di Arashiyama e dalla sua famosissima foresta di bambù, dove è possibile sentire il canto della natura circostante passeggiando tra le enormi piante che svettano verso il cielo. In passato, villa privata di Okochi Denjiro, un famoso attore giapponese degli anni 20, che rimase ammaliato dalla bellezza della natura circostante e volle costruire qui la sua dimora. Ci sono voluti 30 anni per completare gli incantevoli giardini Okochi Sanso, che nella stagione autunnale, grazie al gioco di colori meticolosamente studiato, offrono ai viaggiatori scorci superlativi. Nelle belle giornate è possibile ammirare la città di Kyoto e le montagne all'orizzonte. Il tempio Tenryuji è il principale luogo sacro del buddismo Zen Rinzai. Risale al XIII secolo e fa parte dei cinque monti sacri di Kyoto. I giardini, costruiti intorno al laghetto Sogen, sono considerati uno dei principali luoghi di grande bellezza naturalistica del Giappone. Piccolo delizioso giardino popolato da dozzine di statue di vecchi saggi, monaci e divinità, ricche di storia, leggende e fantasmi. Durante il periodo autunnale, il tempio Ogo-in è aperto anche la sera ed offre la possibilità di effettuare una visita straordinaria dei suoi giardini illuminati, famosi per diverse installazioni, come le rocce degli animali che nuotano verso il Buddha, le cascate del drago e soprattutto per un laghetto secco che simboleggia il mare della sofferenza umana. Presso la stazione del Randen di Arashiyama, unico tram esistente a Kyoto, si trova la foresta di kimono. Ben 600 cilindri trasparenti, con all'interno i tessuti dei kimoni tradizionali, colorano l'attesa dei viaggiatori. Lascia un mi piace e iscriviti al nostro canale. Grazie e al prossimo video.